Così rimasto, posso interrompere, perché io non ho sentito la discussione della censura che faceva sicuramente le vittime dei consiglieri. L'articolo 78, comma 2, pone sugli amministratori questo tipo di scelta, tra virgolette. Cioè lui dice, se voi avete qualche motivo di conflitto, vi dovete assegnare. Quindi io lo metta per, come dire, fare carico il consigliere che si ritrova in una condizione di conflitto a dover allontanarsi dalla votazione. Ciò detto, quanto contenuto all'interno della notifica della convocazione del Consiglio Comunale, ovviamente è una, come si può dire, una tavola di ottica riduttiva, dove ci sono gli elementi essenziali ai quali il consigliere può fare riferimento ai fini della valutazione degli atti, atti che sono depositati alla presenza del Consiglio, come è noto a tutti, dopo la convocazione. Quindi non ho avuto il piacere di poter sentire dell'intero il consigliere Pierre, me ne sarò sicuramente oggetto con gli studi approfondimenti. Ma penso che su questo si possa ritenere chiarito questo problema. Volevo solo quindi dare l'occasione per fare questa riflessione. A lei la parola, prego. Stavo completando il ragionamento e volevo appunto arrivare a dire questo, cioè se il requisito del conflitto di interesse relativi ad aventi diverso quadrato deve essere accompagnato alla delibera di approvazione del termine di bilancio, o riguarda esclusivamente la posizione, la volontà, l'interesse del consigliere comunale che va a votare il termine fuori bilancio e quindi deve assumere la responsabilità in maniera diretta direttamente in Consiglio Comunale, anche alla luce delle consultazioni che ha avuto modo di effettuare leggendo l'elenco dei rendiconti del bilancio. È chiaro che il debito fuori bilancio è anche una questione politica, come diceva e sosteneva il consigliere Giudice, e sulla posizione e l'azione politica del Partito Democratico anche rispetto al modo con cui si è consumato l'elezione del vicepresidente ha espresso in maniera netta e chiara qual è la sua posizione. Però nella fattispecie, siccome parliamo di termini fuori bilancio relativi al 194 comma A, noi riteniamo nell'interesse della città e soprattutto nell'interesse delle persone che aspettano di essere risarcite dal comune da parecchio tempo, nonostante le responsabilità di gestione che si sono accumulate nel corso dei evitare di fare un consiglio comunale alternativo. Se gentilmente, un attimo solo. Dicevo quindi, al di là delle considerazioni politiche, io ritengo che sia corretto procedere all'approvazione di questi debiti di bilancio, poiché si tratta di sentenze esecutive, non soggette a ricorsi, che tendono a tutelare le persone che aspettano da un tratto di tempo di essere risarcite in maniera corretta rispetto a una mancanza del comune, e al di là appunto degli aspetti politici, credo che chi viene in Consiglio Comunale professi di svolgere il proprio ruolo nell'interesse della città, termine abusato,
Faccio sempre il solito